Pronto? Sì. Allora, siamo qua, abbiamo indetto questa riunione più che altro per presentare le collaborazioni che durante l'anno, diciamo durante l'estate, ci siamo, mentre voi andavate al mare, noi, i presidenti delle società che collaborano con noi, che sono alla mia destra, e ci siamo impegnati durante quest'estate per cercare di programmare l'anno 2013-2014. Quest'anno la Nuova Jolly, oltre alla collaborazione con Casa Postellengo, della quale sono onorata, perché va a gratificare tutto il lavoro, è una gratificazione per tutto il lavoro che abbiamo fatto, essere scelti come punto referente al Sud, e quindi per noi è molto importante perché ci gratifica di tutti i lavori, i sacrifici e gli sforzi che abbiamo fatto fino ad oggi. E quindi dico grazie a Casa Postellengo, spero appunto che questa sia una nostra, diciamo, un anno bellissimo da vivere assieme, che potrà proseguire. Come sapete tutti, Casa Postellengo ha richiesto Valerio, Valerio si è trasferito ed è tornato oggi come dirigente di Casa Postellengo giusto per questa conferenza stampa. E volevo appunto dire che Casa Postellengo ha proposto di mandarci delle maglie con tutti e due i loghi, sia Nuova Jolly che Casa Postellengo. E adesso Valerio si alza e vi faccio vedere la maglia. Davanti. Di questo siamo contenti. E andiamo con le altre collaborazioni. Si è scelto quest'anno di non fare la C1 perché? Perché il ciclo 93-94, i ragazzi che noi abbiamo seguito e portato avanti, avevano finito il loro ciclo. Quindi abbiamo ritenuto opportuno investire le nostre risorse, sia economiche che fisiche, sui giovani che c'erano dopo. E così sarà negli anni, perché il progetto Nuova Jolly è questo, è crescere giovani. Non dare e spendere per scuole di serie, non ci interessa. Ci interessa solamente appunto investire sui giovani e seguire i nostri giovani. E quindi si è scelto proprio di fare questo tipo di collaborazioni con altre società limitrofe al territorio. Perché? Perché stare da soli e curare ognuno il proprio orticello non serve a nessuno. Perché alla fine io sono stata molto su, ho viaggiato, ho visto le realtà di Torino, di Casa Postellengo, di altri, da loro ho imparato che praticamente la forza, l'unione fa la forza. Ecco perché abbiamo deciso quest'anno di collaborare con la C1, con la Vis Vedel, e quindi i nostri giocatori come Claudio Vozza, Riccardo Costa, Tramontana, il capitano Tramontana, la preparatrice fisica Roberta Vozza andranno a disputare, a partecipare a questo campionato di C1. La Nuova Jolly farà la C2 con i giovani che ci sono dietro, 95, 96, 94, quindi sotto la guida del capo allenatore Padovano. Il capo allenatore Padovano seguirà anche l'Under 19 e l'Under 17. E così via dicendo, poi darà un'occhiata a una linea guida a tutto il settore giovanile. Collaborazioni oltre che con la VIS, con la quale spero che si prolunghino nel tempo e che si possa poi alla fine creare sempre maggiore linfa. Ci sono altre collaborazioni in atto, abbiamo una collaborazione già dello scorso anno con la Serie D del presidente Cordiani, che adesso non c'è, ma c'è il dirigente Carbone alla mia destra. Poi abbiamo, per quanto riguarda la Serie D, alcuni dei nostri ragazzi, che siccome sono tanti, non tutti possono stare C2, alcuni faranno la D, parteciperanno insieme alla Target alla D, altri faranno la C2. Poi abbiamo un'altra collaborazione molto importante a livello di settore giovanile, che è con la società di Bagnara. Bagnara, sempre alla mia destra, se volete fare un saluto almeno vi riconosco. Bagnara, sempre alla mia destra. Praticamente con Bagnara, la società di Bagnara è nata perché il figlio Rosario Pirotta giocava nella Nuova Jolly. Poi, questa è anche una cosa che la Nuova Jolly cerca di creare, il figlio vuole fare l'allenatore, quindi il padre ha creato questa società a Bagnara, a tanti ragazzi a Bagnara, anche Bali, e quindi quest'anno abbiamo deciso di unire 2.000
categorie 99, 2000, 2001 di fare campionati insieme per rendere più competitive le nostre squadre. E così speriamo che nel tempo, ecco, si possa creare un vivaio sempre maggiore. Poi riguardo il mini basket, sempre settore giovanile, non lo vedo, dov'è? Sì, dov'è? Settore giovanile e mini basket lo faremo insieme a Gira, alla società Jumping. La società Jumping quest'anno ci occuperà del mini basket, quindi i nostri bambini del mini basket si alleneranno insieme a quelli della società Jumping. E il settore mini basket sarà diretto da Umberto Gira. Poi per quanto riguarda la femminile, parliamo prima della femminile di Serie C, perché è inutile che sto a raccontarvi i successi della C1 dello scorso anno, perché li conoscete un po' tutti, così come anche la femminile l'anno scorso ci ha fatto divertire e siamo arrivati a traguardi impensabili all'inizio. Hanno raggiunto i playoff femminili. Per poco non abbiamo ottenuto la promozione in B, quest'anno faremo di nuovo la C femminile per cercare poi di aspettare le ragazzine che ci sono dietro. Per quanto riguarda l'allenatore riconfermato della C sarà Davide Rellotta. Devo dire che non avevo mai visto lo scatolone da quando giocavo io pieno come l'ho visto quando abbiamo giocato i playoff femminili. Per quanto riguarda il settore femminile giovanile, stiamo cercando di creare, diciamo che ormai è così fatto, la collaborazione con la Pantera Rosa, che è un'altra società di Reggio, è un'altra società di Reggio, è iniziata lo scorso anno. Abbiamo dato le nostre ragazze come Olga Marino, Chiara Rizzoni, Nicoletta Lazzar a questa società, insieme loro hanno fatto il campionato e sono arrivate alle finali nazionali di categoria, sono andate lì e hanno partecipato al 3-3, quindi una buona collaborazione. Quest'anno stiamo ampliando questa collaborazione a livello femminile anche con l'altra società di Diego Viglianisi di Brennero, che mettendo insieme il più possibile, perché Reggio Calabria bisogna, ecco, l'unione fa la forza, bisogna comunque stringersi un pochino e mettersi assieme per cercare di produrre qualcosa di più. E quindi queste sono tutte le collaborazioni che nel corso dell'anno abbiamo fatto, nel corso dell'estate abbiamo cercato di mettere a fuoco tutto quanto. Adesso vi presento gli allenatori di quest'anno, partendo proprio dal capo allenatore, l'abbiamo già presentato, Davide Rellotta, che sarà assistente del capo allenatore. Ti alzi? Giuseppe Pirillo, sempre settore giovanile. Rosario Pirrotta della società di Bagnara, che aiuterà anche il programma. Poi abbiamo una preparatrice fisica, e devo dire, non perché è mia figlia, però i ragazzi corrono come nessuno corre. E quest'anno un'altra novità è che accanto alla preparatrice fisica metteremo un altro atleta nostro che inizierà questo percorso, perché è scritto in scienze motorie, quindi abbiamo pensato bene di farlo seguire dalla nostra preparatrice in maniera che possa diventare anche lui preparatore fisico, ed è Riccardo Costa. Alla nostra destra c'è sempre il dirigente del Nuova Giovani, che è sempre stato nascosto dietro le quinte, al quale io ho chiesto sempre aiuto, che è il vicepresidente del liceo scientifico Vinci, dottore Pratico. La
anche se so che è un discorso lungo, alla situazione campi. Quest'anno la situazione campi a Reggio Calabria è decente, mi dispiace fare questa parentesi perché in un clima così festoso andare a toccare un argomento come questo è pesante, però è necessario. Un clima dolente perché il comune per recuperare alcuni soldi ha dovuto cercare di... cioè ha aumentato le tariffe per 4 volte e quindi ci ritroviamo con le tariffe degli impianti aumentate di 4 volte, con tanti impianti chiusi e sarà difficile, a meno che non sborsiamo 10.000 euro per i campi, se sborsiamo 10.000 euro per i campi avremo tutti i campi che vorremmo. Quindi la situazione è difficile, comunque la Nuova Gioia si farà carico di tutto come si è sempre fatto. Comunque la Nuova Gioia si farà sempre carico di tutto come ha sempre fatto e di questo devo dire grazie anche a mio marito che con la sua ditta ha sponsorizzato la Nuova Gioia e ha permesso che alcuni sogni diventassero realtà come quello di Valerio e di altri ragazzi che oggi si trovano, Dario si trova in B, questo volevo dire che la Nuova Gioia quest'anno ha prodotto il primo ciclo che è andato a chiudersi nel 93-94. Oggi sono tutti ragazzi che a 18 anni, bene o male, militano in squadre superiori. Anche nella stessa femminile, Giussi, che adesso è a Firenze a fare test di medicina, ha giocato in A3. Quindi vuol dire che la Nuova Gioia alla fine ha prodotto in questi anni, in questi pochi anni, perché alla fine non è che sono pochi anni che facciamo attività, con le mille difficoltà, perché noi non abbiamo né il pianeta nostro né sponsor. Eppure, noi abbiamo i fatti, i risultati li abbiamo avuti, gli altri parlano, però scusate, i risultati io non li ho visti. E quindi piccola parentesi appunto per dire che la Nuova Gioia quest'anno ha lavorato molto. I campi, ritornando al discorso dei campi, siamo in attesa di avere alcune risposte, perché abbiamo chiesto... Giordano? Sì. Abbiamo chiesto... non mi dica il nome perché non voglio dire, abbiamo fatto richiesta per alcuni impianti di Reggio Calabria e oggi lo dico apertamente perché per me sarà una guerra aperta, mi dispiace per tutti gli altri, però gli impianti cittadini è giusto, visto che sono dei cittadini e visto che li abbiamo pagati con i nostri soldi, con le nostre tasche miei e vostri, è giusto che gli impianti vengano concessi a tutti quanti, perché è diritto dei vostri figli e diritto nostro come società avere gli impianti e non permettere ad altre persone di tenere impianti che non pagano, non hanno mai pagato e che dovrebbero essere aperti a tutti e invece non è così. Quindi io purtroppo quest'anno ho già detto a chi di competenza, alle varie amministrazioni, e sarà possibile che vi chiamerò anche per scendere in piazza qualora le richieste che noi abbiamo fatto non vengono accettate o non abbiamo risposta, andremo tutti quanti con pallone a Palazzo San Giorgio, anzi a Piazza Italia, perché lì c'è provincia e comune, e staremo lì con i palloni in piazza fino a quando non ci ascolteranno, perché la legalità a Reggio Calabria, purtroppo lo sappiamo tutti, è una cosa che va per conto suo. E quindi a questo punto io sono decisa a tutto pur di riuscire a farvi avere quello che mi tocca. Per quanto riguarda la Nuova Gioia, quello che volevo dire è un'altra cosa, nel senso volevo aggiungere un'altra cosa. La Nuova Gioia è sport, noi facciamo sport, cresciamo ragazzi, ci divertiamo insieme a loro, organizziamo tornei, andiamo fuori, andiamo di qua e di là, ci siamo divertiti parecchio. Però la Nuova Gioia è anche sociale. Noi abbiamo dei ragazzi che oggi sono orgogliosi di dire, fanno i test in medicina, li abbiamo cresciuti bene, ragazzi che magari non avevano le famiglie che avete voi alle spalle. E quindi ci siamo occupati anche di questo, abbiamo fatto in modo che questi ragazzi crescessero in un certo modo. E oggi chiedo a voi genitori, sia dei piccoli sia dei grandi, la Nuova Gioia ha bisogno appunto di dirigenti, ma dirigenti senza responsabilità giuridica, cioè responsabilità giuridica ce l'abbiamo sempre noi,
dirigenti che ci diano una mano, dirigenti che vogliono seguire i loro figli, la nuova job apre le porte ai genitori che vogliono collaborare e che ci diano una mano d'aiuto, perché più siamo naturalmente meglio. Finisco concludo dicendo che, visto queste collaborazioni, visto tutto quello che stiamo andando a creare, stiamo aprendo anche un altro centro organico con imprese di organico, visto tutto quello che stiamo andando a creare, non vi aspettate subito risultati immediati, perché così come è stato con il 93-94, che mi ricordo avevano 15 anni e hanno partecipato al campionato di Serie D, abbiamo preso 40 punti con la prima partita che abbiamo fatto contro di loro, che erano anziani però, quindi non vi aspettate risultati immediati, i risultati verranno dopo, perché siete giovani, siete piccoli, quindi faremo questi campionati per farvi crescere, i risultati verranno dopo, anche perché collaborare con tante società, metterle assieme, cercare di creare appunto un percorso che vada bene a tutti, che sia appunto, che coinvolga tutti quanti, allenatori, giocatori, ci vuole tempo, quindi dateci del tempo, non ci aggredite, dateci del tempo. E penso che ho concluso con questo mio intervento, perché mi pare di aver detto tutto. Oltre che la nuova Gioia, oltre a creare giocatori, ha creato arbitri, perché lo dico a tutti i ragazzini, di solito a 15 anni potete fare il corso mini arbitri, dove ogni partita vi verrà pagata, e quindi questo è anche un modo per cercare di fare qualcosa. Io ho concluso, vi ringrazio comunque di essere stati presenti, e poi per quanto riguarda l'attività, noi la inizieremo con la C2 con i più grandi lunedì 9, dopodiché man mano aspettiamo che finiscano le feste mariane, dopodiché inizieremo con tutti gli altri più piccoli e tutte le altre categorie.